Uno scontro a salvezza fondamentale per la Serie A New Energy di Futsal. Qui dal Paladante le immagini vi arrivano in diretta per 360 GG Monastir Città di Melilli. Al posto di Murga, Dani Martin va al tiro, deviazione di Ezio, la conclusione con la Marsergigi. Tratto in campo intanto anche Moreno Gianino nel Melilli, qui buono il recupero di Dani Martin, bell'inizio di partita, Marsergigi, la palla che va sul palo. Ottimo l'ingresso in campo del nuovo arrivato, era svincolato dal Caen, qui intanto il contropiede del Melilli con l'occasionissima. Si ripartirà ancora con una rimessa laterale, la batte Ezzi per il tiro, la palla che sta entrando e il salvataggio sulla linea. Gioca bene questo pallone, poi buono il recupero di Moura, prova il tunnel, ancora Moura, può andare il tiro, serve da vicino, porta vuota e il salvataggio di Gianino su Moura. Murga serve, Dani Martin libero dall'altra parte, Ignacchi, la palla che passa alla Murga, il palo di Jesus Murga. Va verso Murga, poi Ignacchi per Dani Martin, servizio Ignacchi e ancora va Servigi. Gianino c'è vicino, Rizzo serve invece fuori, Diogo, palla alta. Moura, Dani Martin, uno contro uno con Gianino, se ne va ancora Dani Martin, la palla era diretta all'incrocio, ma Servigi l'ha tolta. Punizione, c'è Arzu lì vicino, va lui al tiro e il gol di Arzu che porta avanti il 360 di Gimonastir a 8-10 dalla fine, sblocca la situazione Tommaso Arzu. Poi Dani Martin, bravissimo su Faila, riparte da solo, Dani Martin salta uno, salta due, Dani Martin lo ferma, ancora la porta è vuota, il salvataggio di Rizzo non è finito, ancora Murga, Ignacchi non riesce a concludere, azione insistita, 360 di Gimonastir a un passo dal raddoppio. Partire, va lui in avanti per Gianino, contrastato, Ignacchi, la porta è vuota, Moura alza il pallonetto, traversa! Per il Melilli con Gianino, deve fare in fretta, c'è Diogo, 10 secondi alla fine, Diogo il tocco per Gianino, ancora Gianino dietro da Diogo, sbaglia il pallone, non può toccarlo Bocci, anzi invece gli viene dato il tocco in avanti e la partita però finisce qui con il 360 di Gimonastir che batte 1-0 il Città di Melilli, decide il gol di Tommaso Arzu.